Allora ragazzi, sono qui a Bologna, dai, ho un po' di tempo e vi faccio vedere una cosa. Siccome in diversi mi avete sempre chiesto come agganciare il rimorchio, come si aggancia, vabbè, sempre per la serie io non sono nessuno e non voglio imparare niente a nessuno, però siccome me ne è successo di tutti i colori in questi anni che ho lavorato, e diciamo qualcosa ho imparato, dai. Io le aggancio in una maniera, io vi faccio vedere come le aggancio io. Non voglio pretendere di insegnare niente a nessuno, di fare il maestrino, come già dissi per i ribaltabili. No, no, non mi interessa. Io vi faccio vedere come le aggancio io, perché io ho sbagliato tante volte e quando sbagli fai casino. Magari non sono casini grossi grossi, però le fai, dai. Quindi vi faccio vedere come le aggancio io, va bene? Allora, questo è il semirimorchio. Adesso è vuoto questo qua. Per semplificare la cosa è vuoto. Prima di tutto, vabbè, quello è logico, l'allineamento alla ralla, al perno ralla, quindi è più possibile allineato, perché quando è carico poi se lo prendete storto e il perno picchia qua, anziché andare dritto, forza in terra sul semirimorchio, sposta sui piedini e combina un po' di casino, dai. Fa un po' di cose. Quindi, prima di tutto l'allineamento. Poi io procedo così. Adesso ve lo spiego a voce e poi lo faccio vedere. Io vado sotto piano piano, alzo la ralla, alzo il semirimorchio con le sospensioni pneumatiche, lo tiro su. Aggancio i tubi dell'aria, aggancio i tubi, e per ultima cosa tiro sui piedini, perché non sia mai detto che non si sia agganciato. Una volta che gli metti l'aria, il semirimorchio potrebbe andare via. E così quando viene sganciato faccio all'inverso. Vado, stacco per prima cosa l'aria, stacco subito l'aria, perché una volta che stacchi l'aria il semirimorchio rimane frenato. Mentre ad esempio con certi tipi di trattori, ad esempio Scania non frena il semirimorchio, Scania o DAF, non mi ricordo, non frena il semirimorchio, quindi il semirimorchio rimane libero. Se tu vai a alzare le sospensioni, il semirimorchio tu gli dai una pendenza, e se magari c'è un po' di pendenza per terra, il semirimorchio se ne va. È successo a me, è successo a me. Col DAF io ho perso il semirimorchio, cioè ho perso, sono andato a sganciare, come ho tirato la maniglia, avevo lasciato i tubi attaccati, il semirimorchio c'era aria ed era sfrenato, il semirimorchio se n'è andato giù e si è fermato qui sulle code. Per fortuna si è fermato qua senza far danni, vabbè, finita lì. Però si è appoggiato dietro un altro semirimorchio e insomma non fece nulla, ma se non lo fai è meglio, dai. Adesso vi faccio vedere come lo aggancio io, Una cosa che mi dimenticavo, che poi mi vengono in mente. Il trucchetto per sbloccare la maniglia quando resta impiccata: si mette la retromarcia, naturalmente da fare con semirimorchio frenato, quindi aria staccata e piedini a terra. Si stacca, si mette la retromarcia, si va a marcia indietro forzando, quindi si forza indietro. Se siamo in due, si chiede al collega di tirare la maniglia mentre si fa questa operazione, oppure se si è da soli si tira il freno a mano facendo rimanere il trattore che forza verso il perno e la maniglia si sblocca. Questa è una cosa. Non fidatevi mai dell'orecchio, perché si sente quando la ralla attacca bene, si sente il rumore metallico della ralla che ha attaccato, capito? Ma non fidatevi lo stesso, scendete e controllate. Io, anche se piove o diluvia, io scendo e controllo. Un'altra cosa che questa farebbe incazzare i datori di lavoro, che per loro c'è gente che quando ha agganciato il semirimorchio, quindi
servizio minimocchio praticamente lo dovresti agganciare in teoria frenato, agganciano, mettono la prima e tirano avanti per vedere se la ralla è attaccata. È un sistema sbagliato anche quello, perché lì per lì magari la ralla rimane, tiene. Io ho visto gente lì a Porto a Livorno che ha perso il seminimorchio dopo un chilometro e mezzo. E una volta un autista, sempre di una ditta sarda, ha perso il seminimorchio da Livorno e è arrivato a Barberino del Mugello. Quando è arrivato là la polizia ha trovato una maniglia tirata. Come è successo non lo so, non chiedetemelo, non sono un perito. Il seminimorchio sganciato nella salita proprio prima di poco dopo il Barberino del Mugello, carico di panetti di zinco che, come se sono andati in terra, il seminimorchio si è piantato giù, i panetti sono scorsi, ha fatto una strisciata per 100 metri di panetti di zinco e lui col trattore si era fermato lassù giù. Quindi anche quella è una cosa da non fare. Praticamente quando sganciate, la prima cosa da mettere a terra sono i piedini. La prima cosa che uno deve fare è mettere i piedini a terra quando sganciate. Quando agganciate, l'ultima cosa da fare è tirare sui piedini. Prima controllate tutto e poi. Di nuovo ciao ragazzi.